Manifestazione nazionale unitaria per il lavoro e il welfare. Lavoratori di Finmeccanica in piazza, il punto sul futuro delle aziende coinvolte. 3.000 pensionati al Teatro degli Arcimboldi a Milano per discutere della tutela degli anziani. Rottura delle trattative con Eni, assemblea in piazza della vittoria dei lavoratori. Presidio dei bancari in favore degli esodati. Buonasera a tutti, ben ritrovati con Punto Ligure, il vostro appuntamento con l'informazione sindacale regionale. Grande manifestazione unitaria a Roma per il lavoro, il welfare e un fisco più equo. Vediamo. Ribadiamo sempre e incessantemente, le tasse devono essere a carico di tutti e non solo dei lavoratori dipendenti e dei pensionati. Chiediamo l'abolizione dell'IMU per chi possiede una sola abitazione. Chiediamo che vengano messe in campo politiche urgenti per rilanciare il lavoro e l'occupazione. Decine di migliaia di persone in strada a Roma, corteo da Piazza della Repubblica a Piazza del Popolo, dove si è tenuto il comizio dei segretari generali di CGIL, CISL e UIL. Il valore del lavoro, il nome della manifestazione cui ha preso parte una folta delegazione ligure, per il lavoro, la crescita, il welfare e per un fisco più equo. Si potrebbero reperire però le risorse? Si possono reperire dalla lotta all'evasione fiscale, dalla revisione profonda dell'assetto istituzionale e amministrativo, e noi lo chiediamo con molta forza questo. Si può senz'altro farlo attraverso la vendita dei beni demaniali. Ora Monti l'altro ieri l'ha detto, vogliamo vedere se lo fa davvero, e si può fare attraverso appunto la lotta agli sprechi a tutto spiano. Fino adesso si è stati drastici nei confronti di pensionati e lavoratori, e invece nei confronti degli sprechi non si è fatto pressoché nulla. Chiacchiere, basta vedere che è successo in Sardegna per rendersi conto il giochetto oramai insopportabile che c'è. Con i forti si è deboli, con i deboli si è forti. Senta, una votazione sul decreto sviluppo. Sì. Con i deboli si è forti e con i forti si è deboli. Una valutazione sul decreto sviluppo presentato ieri? È un riciclaggio di soldi che già c'erano, e questo va bene. Però non basteranno a sollecitare l'economia, ecco perché bisogna fare quelle altre operazioni che dicevo. Grazie. Conferenza stampa e manifestazione dei lavoratori di Finmeccanica. Claudio Nicolini fa il punto della situazione. Nicolini, parliamo di un tema assolutamente attuale, Finmeccanica. C'è stato l'incontro tra Finmeccanica, il sindaco di Genova e il presidente della regione. Adesso ci dovrebbe essere un incontro anche appunto con i sindacati. Ma a che punto siamo? Intanto è importante l'incontro avvenuto con le istituzioni, come di loro dovere, con il ministro Passera. È chiaro che loro vogliono dare risposta alla città, noi dobbiamo dare risposte ai lavoratori. Proprio per questo noi crediamo che il tavolo aperto in prefettura fra regione, comune, provincia e organizzazioni sindacali insieme al prefetto debba continuare. E in questa città c'è bisogno di un gioco di squadra, e credo che se le istituzioni, il sindacato e chi rappresenta il governo a Genova remano tutti dalla stessa parte, possiamo ottenere l'obiettivo che ci siamo prefissi, ossia che il civile non venga dismesso da Finmeccanica e aziende che hanno 150 anni di storia a Genova come Ansaldo Energia non vengano cedute. Abbiamo attivato il percorso assieme alla Regione Liguria, l'assessore Guccinelli è stato demandato per aprire il tavolo col prefetto. Noi ci auguriamo che nei primi giorni della prossima settimana possiamo incontrarci per capire cosa si sono detti a Roma e capire anche qual è il futuro di questa importante holding a Genova e nel nostro paese. Si chiede alle confederazioni nazionali, diciamo, di intercedere presso il governo per aprire un tavolo sulla Liguria per Finmeccanica. Ecco, noi crediamo che questo sia impossibile, anche perché se
il governo ha preso un tavolo per la Liguria, è chiaro che altri territori, Lazio, Campania, Piemonte, Lombardia, vorrebbero un tavolo. Noi invece crediamo che le confederazioni nazionali, se vogliono aprire un tavolo, diciamo così, di concertazione, di confronto, non debba essere il ministro Passera, diciamo, l'interlocutore, ma deve essere addirittura il presidente Monti, perché il presidente Monti ha ad interim il dicastero del tesoro, che è l'azionista di maggioranza di Finmeccanica. Mobilitazione nazionale dei pensionati per la tutela degli anziani, 3.000 al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Attraverso il fisco dobbiamo dare soldi ai pensionati che non raggiungono più la fine del mese, e quando si parla di queste cose non è più possibile accettare che qualcuno ci dica non ci sono i soldi. Non è vero, i soldi ci sono, ma sono nelle tasche di chi le tasse non le ha mai pagate, e questa volta noi pretendiamo che i soldi escano da quelle tasche. Guardate, non è populismo e neanche demagogia. Veniamo da 10 anni di un governo che ha portato nel paese l'idea che lavoratori e pensionati erano dei coglioni perché pagavano le tasse, e gli evasori fiscali erano i furbi. Gli evasori fiscali sono dei delinquenti che rubano il futuro al paese. Bisogna che alla gente queste cose gliele diciamo, e ripeto, non è demagogia, è la verità. Noi non possiamo continuare a immaginare e pensare che ai pensionati chiediamo sacrifici dopo 10 anni di non avere neanche l'aumento legato al costo della vita. Sono 10 anni che tutto aumenta meno le pensioni. Presente a Milano al Teatro degli Arcimboldi anche una folta delegazione ligure. Per i pensionati della CISL Liguria è intervenuto il segretario regionale Gianfranco Lagostena. Se mi permettete, uno che ha una barca di 15 metri, io sono ligure, nel porticcioli della Liguria, e che ha, gira con un SUV, e che magari ha una casa al monte e una villetta al mare, e ha lo stesso diritto che ho io, che vivo di pensione, le cose non va bene. Cioè, l'universalità è giusta, ma però ci deve essere un ragionamento serio per quanto concerne la politica vera. Abbiamo una sanità che si dice uguale per tutti, ma è una grande ipocrisia sostenere che abbiamo questo. Pensiamo ai ticket. Dopo anni che si è ritenuto che i ticket fossero una cosa iniqua, si stanno imponendo nel modo peggiore, cioè per fare cassa, per l'esigenza di realizzare una riduzione rapida del debito pubblico, limitando le risorse a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi si taglia ulteriormente sulla farmaceutica. I ticket non possono diventare una forma di finanziamento, sono una tassa profondamente iniqua perché grava sui malati, sulle persone che stanno male. Così come dobbiamo portare a casa risultati tangibili sulla questione dell'autosufficienza, che non è un problema dei pensionati, è un problema di tutti, la questione dell'autosufficienza, ma è anche un problema di civiltà. Trattare con riguardo, rispetto, in modo equo e solidale la questione dell'autosufficienza significa stare al passo con gli altri grandi paesi europei e togliere dalla disperazione tante, tante persone che in questo momento ci sono. Assemblea in Piazza della Vittoria dei lavoratori di Eni. Abbiamo sentito telefonicamente il segretario generale della FEMCA CISL di Genova. Assemblea in Piazza dei lavoratori dell'Eni. A seguito della rottura delle trattative tra i sindacati ed Eni, Filcem CGL, FEMCA CISL e Wilcem Will hanno convocato un'assemblea di piazza con i lavoratori di Eni per discutere delle criticità che sta affrontando in questo momento il comparto e le ragioni del mancato accordo. Al telefono il segretario generale della FEMCA CISL, Marco Granara.
Su Eni stiamo parlando di 400-450 persone, considerando tutte le varie sedi, però voi considerate che Eni è il polo strategico di tutte le altre attività, quindi in tutto il comparto in realtà richiama un migliaio di addetti, più o meno, e con l'indotto raddoppiamo. Sono a rischio tutti i dipendenti, nel senso che se il comparto su Genova non tiene, non tiene per nessuno. Eni non fa scelte traumatiche, non troverete mai un caso Fincantieri dell'Eni. Eni ha una strategia diversa, porta via pezzi di attività finché non rimane più niente, la presenza non è più giustificabile, e secondo noi il rischio è che alla fine rimanga niente, rimanga la servitù del territorio, quindi il portapetroli che serve, i depositi di stoccaggio, ma tutte le realtà amministrative, le posizioni di concerto, le posizioni più importanti che oggi sono anche contropartita rispetto alle servitù, il rischio è che domani non ci siano più. Presidio unitario dei lavoratori bancari e assicurativi in favore degli esodati. Presidio unitario di bancari e assicurativi in favore degli esodati. Beh sì, abbiamo deciso questa manifestazione in parecchie città d'Italia, capoluoghi di provincia, doveva già essere fatta il 5 di giugno, in effetti era prevista per il 5 di giugno, poi a causa del terremoto l'abbiamo rinviata di qualche giorno perché non ci sembrava giusto farla in quelle giornate lì, e oggi siamo qui appunto per far sentire, per rendere così a conoscenza anche della popolazione della situazione gravissima in questo paese, della situazione degli esodati, prevalentemente a quelli del settore credito che sono i lavoratori che noi tuteliamo direttamente, ma è una cosa che, come avete visto anche sui giornali, dai numeri riguarda centinaia di migliaia di persone a sto punto. I lavoratori degli esodati del credito a quanto ammontano a livello nazionale? Ma le cifre precise non le abbiamo, noi stimiamo attorno a circa le 500 unità quelli che rientrerebbero nelle problematiche relative a questo decreto. Questo era l'ultimo servizio, grazie per l'attenzione, arrivederci.